Salve a tutti miei cari zecchini e bentornati in questo nuovo video di Clash of Clans. Innanzitutto, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina. Ho visto che tanti guardano il video ma non sono iscritti. Ragazzi, iscrivetevi al canale che mi serve supporto per far crescere questo canale. E detto questo, sigla! Bene. Allora, come avete letto dal titolo, ho sbloccato la regina degli arcieri, se si chiama così, giusto? Eh sì, esatto, eccola qua. E adesso però a me mi dà noia il microfono davanti. Vabbè, bando alle ciance. Lupin mi ha detto che mi ha scritto qua. Ok. Per Ser, sì. Ha condiviso la tipologia di esercito. Ah, ok, poi dopo la guardo. Intanto adesso proviamo a tirare su un po' di roba, che ho dei soldi da spendere qui. Allora, c'ho una nuova miniera d'oro, l'estatore di elisir è nuovo. No, c'è da migliorarlo. Lo miglioriamo, solo 10 minuti. E miglioriamo qualcosa da spendere dei soldi. L'arco X. Ah, è nuovo. Ne ho già fatto uno, ne faccio un altro. Lo piazzo qui per ora, tanto che si costruisce. Dovrò migliorare anche il villaggio perché adesso sono T9, quindi è un bel casino. Mi devo migliorare. Ho bisogno di elisir. Sì, ho bisogno di elisir. Qui cos'è successo? Mi hanno spaccato. Vabbè, due difese le ho vinte. Non è male. Ho bisogno di elisir, però, ho visto che essendo diventato T9 è un po' più un casino a vincere. Vediamo se riesco a tirare su un po' di elisir, dai. Qui quanto ce l'ha? 560.000 sono tanti. Se perdo, ne perdo 30 corone. Io ho visto usare la regina degli arcieri così. Praticamente così. Con dietro loro. Poi io ci manderei un po' di loro qua a fare un po' di casino. Un po' di bombaroli laggiù. Un po' di loro. Tanti di loro che confondono. Giusto? Ci metterei un po'. Ah, perché sono andati tutti da quella parte? Andiamo di là, vai. Metterei lui qua, la congelo, la scongelerei qua. Un po' di questi nanetti di qui, questi qua che mi sono avanzati li metto di qua. Ce li metto tutti con gli arcieri. No? Può andare? Lui l'ho ancora messo? No, non l'ho ancora messo, Re Barbaro. Re Barbaro, sì, l'ho messo. O no? Non lo so. C'ho ancora le furie da usare, quindi le usiamo. Abbiamo un'altra congelo, ci congeliamo questi. Rimettiamo la furia. Dove la rimetto la furia? E non c'è più nessuno. Tutti morti. Come funziona qua? Oh, c'è un sacco di congelo, ma se non congelo però. Come funziona qua? Io do una sveglia anche a lei. Ah, qui l'ho già usata, la sua maestria. E ho fatto 2 stelle, però non ho preso l'elisir. E qui se si dà una svegliata, però. Ma speriamo che riesca a buttare giù un po' di roba. Vedo che di là c'è il cannone. C'ho ancora una congelo, eh. La uso tra un pochino. Prima faccio spaccare un po' da lei. Solo che è lenta, perché è solo di livello 2 adesso. L'ho potenziata una volta. Devo congelare qua. Muoviti, congela, sennò mi fanno fuori. Ecco, mi ha fatto fuori una curatrice. Questo è male. Cavolo, dura niente la congelo però. Se fa fuori la curatrice è finita anche la regina. Regina, ti prego, buttane giù uno. 83%, dai. Vabbè, vabbè, potevo fare meglio, ovviamente. Sì, vittoria c'è, ma. Potevo fare meglio. Otteniamo tutto, posso fare un altro attacco? Vediamo, eh. Sì. Il mio. Adesso Lupin mi ha messo un esercito. Io però ho questo adesso e continuo con questo. E poi dopo lo controllo bene e guardo se. E guardo se riesco a metterlo, eh. Tanto lui fa le difese fuori così. Cos'è che spara qui? Allora io butterei anche loro, farei aprire la strada da loro, ci andrei anche di questi qua. Ma hanno già fatto fuori il mio coso qua.
Ho sbagliato, no? Non ero attento, non ero attento. Potenzierei draghi e congelerei qua a mezzo. E ho già perso tutto, non ho fatto. Non sono stato molto attento. No, non so. Ma io questo. Ah, ma non l'ho ancora messo lui. Ma che sta facendo? Pensavo che era il mio quello lì. Allora, congeliamo qua a mezzo. Diamo una sveglia a lui. La mia regina sta morendo male. Proviamo a far così e vediamo un po'. Non ho ancora preso una stella, questo è male. Congeliamo un attimo loro. Diamola via alla sua. Alla sua specialità. Dai, entrate, spaccate un po' di roba. Una stella l'ho fatta. Ma credo che non basti. No, non basta. Guarda quanto ci sta a buttare giù quel coso di Elisir laggiù. Oh. Mamma mia. Dai, su. No, no, per quando va a beccare la curatrice è un casino. Spostati di lì, curatrice, allontanati, niente. Niente, niente, però dai, forse. La curatrice si ricura da sola, no. Però dai, questo qui è un bel modo di attaccare. Io l'ho visto fare in certi video e non è male come modo di attaccare, però... Si potrebbe far di meglio se si aumenta un po' la curatrice. Ah sì, la curatrice, la... Anche la curatrice, ma la regina degli arcieri è quella che va potenziata prima, secondo me. Anche perché sto facendo poco Elisir, vedete? Ne ho poco, però piano piano salirò. Dai, curatrici, più veloci, curatela. Niente, non ci si fa. Niente, abbiamo perso. Abbiamo perso, cioè abbiamo fatto la vittoria, abbiamo preso solo 5 coppe, niente di che, siamo a 1100 coppe, abbiamo 6 cose qui da prendere, qui 3 ricompense, Elisir nero, non c'è spazio, vabbè, 1 milione di questo non c'è spazio, questi c'è spazio, me li prendo, andiamo a fare anche una, qui ho preso tutto, ho sbloccato questo, per forgiare però ci vuole 3 milioni e un costruttore libero che non ho. Andiamo a vedere qui la capitale. Ci sono degli attacchi da fare? No, io li ho già fatti. Riempiamola, vediamo se possiamo tirare su qualcosa qua. Migliora, contribuisco con 500. Manca poco qua ragazzi, dai. Qui manca veramente uno sputacchio. Se ce lo buttate voi, va bene, è meglio. Mappa degli assalti l'ho fatta, sì, io ho fatto 3 stelle qua. Mi raccomando ragazzi, giocate, perché il clan è stato pulito, siamo rimasti in 16, quindi c'è tanto spazio. Chi gioca a Clash of Clans e cerca un clan, venga pure nel nostro clan, eh? Naturalmente iscrivetevi anche al canale, perché bisogna essere iscritti al canale per entrare nel clan. Qui cosa possiamo fare? La mina livello 3, miniera d'oro. Qui anche qui devo fare dei miglioramenti. Miglioro un po' questo muro che li ho messi ieri e non ce n'ho già più di soldi. Qui è un po' più un casino. Aumentiamo un po' la miniera d'oro, vai. 2 ore. Mettiti lì. Facciamo un po' gli assalti con questi. Qui ho visto che questa qua aveva... Prima aveva tipo un martello fulminante qui che però ora non ce l'ha più. Devo andare a buttarla qui. Vedete? Non c'è più il martello fulminante che fulmina la roba. Non so perché. Dai, su, entrate tranquilli, veloci. Ah, c'ho altri 2 di questi. Li metto... Dove li posso mettere? Hanno già fatto fuori tutti. Bene, mi fa piacere. Vai, subito dietro a lui. A dargli una mano, su. Siete lenti. Questo è diventato brutto. Prima facevo 100% quando c'era il martello fulminante. Ora non ce l'ha più, non lo so perché. Scrivetemelo qua sotto nei commenti perché non so perché sia andato via.
Si è andata via la sua. Vedete, schiacciavo qui, c'era un martello, si fulminava, si ricaricava l'energia, ora non si ricarica più niente. E io non so perché. Infatti perdo sempre. Ne provo un'altra, l'ultima. E poi ci salutiamo. Allora, io entrerei da questo lato qua. La rottura è che lui qui ha delle belle difese, delle belle difesozze. Voglio mettere loro anche un po' sparse. Se riuscissero ad entrare, anche loro magari. Se riuscissero a fare fuori quelli non in tempo. Dai, su. Dovete rompere un po' di roba. 26% è poco. Ho già morti tutti un'altra volta. Forse qua devo potenziare, ma anche io questa cosa qui ancora non so come si fa. 30% è poco. 30% è pochissimo. C'è il modo da potenziare, ma se non riesco a tirare su a ricerca, cosa? Vedi, sono questi i potenziamenti. Chi potrei potenziare? Il drago o lui? Io potenzierei lui. Non ho risorse, purtroppo. Cerchiamo di pigliarle qualcosa, ma c'ho poco e niente, veramente poco. Di qui niente. Va bene così. Beh, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Lasciate un bel like per supportare il canale. Tutto gratis, ovviamente. Iscrivetevi al canale e poi, se volete entrare, iscrivetevi anche alla squadra. Magari mandate un messaggio in chat. Iscrivetevi al canale di Edibea che vi apparirà adesso laggiù in fondo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, Zecchini!